Ogni persona che entra qui dentro lascia un pezzettino e io divento più ricca, divento migliore perché conosci un sacco di gente che ti passa un sacco di cose belle. È proprio, non potrei fare nessun altro lavoro. Sono Francesca, ho 39 anni e faccio la portinaia. Faccio la portinaia perché mi occupo dei miei vicini come meglio posso, dando i nostri servizi, quindi faccio la portinaia di tutto il quartiere. In realtà siamo in tre, siamo io, Federica e Emanuela. Siamo arrivate a fare portineria 14 perché ci sembrava che tutto fosse molto più distaccato, che i rapporti tra le persone fossero distaccati, lontani, che la gente fosse sempre più connessa ma meno reale. E questa cosa ci preoccupava un po'. Allora nel nostro piccolo abbiamo pensato: ma che cos'è che possiamo fare per ricreare la fiducia reciproca tra le persone? Iniziamo con un po' di gentilezza e a cercare di diventare un piccolo punto dove le persone possono venire e stare qui, chiacchierare, stare bene, e associando dei servizi di utilità quotidiana e facendolo in maniera gratuita, giusto per essere proprio cortesi, la vecchia cortesia di una volta. Una volta, quando una persona aveva bisogno di un piacere, andava dal vicino. Allora, quello più sfruttato è il ritiro dei pacchi, poiché noi ritiriamo i pacchi gratuitamente per tutto il quartiere. Quindi una persona può venire qui, può dare il nostro indirizzo, e quando ha tempo viene a ritirarsi il pacco. Facciamo il ritiro delle chiavi, ritiriamo anche le chiavi, che è una cosa che non fa quasi più nessuno nei bar a Milano, perché tutti pensano che possa succedere qualcosa di gravissimo. Non è così, ve lo assicuro. Piuttosto che qualunque altra cortesia, perché poi la portineria è in evoluzione, quindi non è che si ferma su quello. Io, se una persona mi chiede un favore, glielo faccio, punto. Cioè, mi sembra la cosa più normale del mondo. Se uno mi chiede chi vorresti essere nella tua vita, io vorrei essere mia nonna. Una donna che ha fatto della sua vita sempre tutto e sempre benissimo. Tutto quello che lei faceva lo faceva bene. Ed era buona, era solare, era allegra. Quindi tutte le volte penso che se vorrei essere, chi vorrei essere? Vorrei essere come lei. La cosa che mi ha dato più soddisfazione nel progetto di portineria è vedere che siamo riuscite davvero a creare delle connessioni tra la gente. È come se fosse la cosa più normale del mondo per le persone. Vengono qui e si fidano di noi. Ciao Frida!